Buongiorno a tutti. Questo incontro nell'ambito del decennale di sinestesia è dedicato alla Digital Transformation. E abbiamo oggi l'onore di avere qui con noi il rettore del Politecnico di Torino, il professor Guido Saracco. Grazie, grazie Grazie rettore. a voi, un piacere. Bene, rettore, lei è in questo ruolo dal 2018. Qual è stato il suo background? Come è arrivato ad essere il rettore del Politecnico di Torino? A 37 anni ho vinto il concorso ordinario, quindi da lì c'è stato tempo di occuparsi al di là del gruppo progressivamente di cose sempre più grosse, un dipartimento, poi abbiamo unito due dipartimenti e fatto un dipartimento più grosso di cui sono stato direttore. Poi sono stato direttore del centro dell'Istituto Italiano di Tecnologia e poi sono tornato per questa campagna per diventare rettore del Politecnico, cosa che mi ha appassionato molto, mi ha fatto travalicare i confini di quello che era la mia area culturale, cioè la chimica, l'ingegneria chimica, la fisica, le scienze applicate, questo era il nome del dipartimento che avevo diretto prima. E quindi diventai rettore, fu una bella elezione, una bella campagna elettorale, un grosso progetto che poi, con un buon supporto dei miei colleghi, divenne il piano strategico del Politecnico di Torino, quello che ci sta illuminando, siamo a metà mandato, si chiama Politics for Impact, che significa appunto che la nostra università diventa foriera di impatto sociale. Il tema della sostenibilità è un tema chiave. Mi sembra di capire che è centrale in questo percorso, questi 6 anni che caratterizzeranno. Il fatto che diciamo così, la transizione ecologica, come si suol dire, cioè quella energetica, quella verso un'economia circolare, quindi uno sviluppo sostenibile, è veramente forse il primo cardine di cambiamento attuale, seguito dalla transizione digitale, seguito da quella inclusività che pur nello sviluppo dobbiamo garantire. Oggi l'Europa ci chiede di fare esattamente quello che è nel nostro piccolo, nel nostro progetto, quindi siamo contenti di avere anticipato un po' i tempi e essere pronti a cogliere quella sfida. Lei pensi che il centro di ricerca dell'IIT che ho preso a dirigere quei 2 anni prima di fare il rettore era dedicato prima alla robotica umanoide nello spazio. L'abbiamo convertito a tecnologie per il futuro sostenibile, che sono state un po' il mio cavallo di battaglia come ricercatore negli ultimi 15 anni. Pianifichiamo di avere e ospitare aziende che si occupano della conversione digitale di tutto in città, dai servizi della burocrazia, alla salute, alla mobilità sostenibile, alla domotica e a quello che capita nelle case, nelle auto. Un mondo molto interessante quello delle infrastrutture smart, dove tutto è collegato a tutto e davvero ci sono molte opportunità da cogliere anche in modo molto rapido. Cioè, il vantaggio di quel mondo, che voi peraltro conoscete molto bene, e che si può atterrare con innovazione concreta sul mercato in tempi molto più rapidi che ad esempio quelli della transizione ecologica, che come noto richiedono un vero e proprio cambio di mentalità e di paradigma.